metà pusterese e metà veneziano, Sergio Pesce ha dedicato un libro, frutto delle sue ricerche, alla figura del pittore ed intagliatore brunicense Michael Pacher, artista che ha dato la firma a lavori di grandissima importanza e grandissimo pregio, uno per tutti, l'altare ligneo della vecchia chiesa parrocchiale di Gries a Bolzano. La fatica letteraria di Pesce è stata presentata al pubblico bolzanino alla Biblioteca Claudia Augusta. Questo libro parla di alcune ricostruzioni spaziali fatte direttamente sui dipinti di Michael Pacher e che hanno dato la possibilità di mettere in luce dei nuovi aggiornamenti per quanto concerne non solo la biografia ma anche il modus operandi dell'autore. Pesce spiega di aver rivolto le sue attenzioni di ricercatore a Michael Pacher per il suo legame con l'Alto Adige e per dare giusta dignità ad un artista, a suo dire, non adeguatamente considerato sulla scena europea. L'idea viene innanzitutto dal fatto che sono per metà di Brunico, nonostante ora io viva a Venezia e quindi comunque ero molto legato alla cultura tirolese. E poi perché da sempre si è dato per scontata la prospettiva di Pacher, senza mai evidentemente studiarla nei particolari. E allora proprio per questo motivo durante il mio periodo universitario mi sono accorto che forse era giusto sottolineare questa cosa e produrre eventuali ipotesi, teorie. E Michael Pacher perché ritengo sia un artista di livello europeo e che sia giunto sino ad oggi un po' sottovalutato soprattutto da una certa fortuna critica. Ma che sia un artista a livello europeo come Dürer, Michelangelo, Crivelli e Donatello, insomma. È in effetti per metà anche un pittore italiano, per quanto concerne appunto la pittura. Forse il primo vero anello di congiunzione tra la pittura italiana e la pittura tedesca, chiaramente prima di Dürer. È condensato ora in un libro il lungo lavoro di ricerca su uno dei più importanti artisti dell'Alto Adige del XV secolo, Michael Pacher. La prospettiva nei dipinti in generale nell'opera di Michael Pacher. Questo è il tema chiave nel lavoro di ricerca di un giovane studioso veneziano, Sergio Pesce, che ha condensato anni di studio in un volume presentato alla Biblioteca Claudia Augusta. Un libro che invita i bolzanini a riscoprire il valore di un artista, del quale hanno in casa una delle opere maggiori, l'altare ligneo che attira nella vecchia parrocchiale di Gries visitatori da tutto il mondo, ma che molti bolzanini ignorano. Il lavoro di Pesce apre nuove prospettive sullo studio delle tecniche pittoriche di Michael Pacher, rivelando una conoscenza approfondita della prospettiva pittorica usata per delineare meglio carattere e importanza dei personaggi. Un contributo importante per la conoscenza di tutta la pittura tirolese del XV secolo.